Ciao a tutti amici, benvenuti o bentornati sul canale. Come sempre, io sono Lia, queste sono le mie parole di panna e questo vorrebbe essere il video del bilancio delle letture del 2016. Video che aspetto di fare tutto l'anno e che mi piace moltissimo vedere anche sugli altri canali. Diciamo 38 e mezzo. Voi sapete che io sono una lettrice lenta, se mi seguite da un po', non ho molto tempo per leggere, però quest'anno ho letto molto più di quanto io abbia fatto negli scorsi anni, perché 38 libri e mezzo per me sono un buon numero. Il mezzo è perché ho iniziato l'anno con un libro che stavo finendo, ovvero Il petalo cremisi e il bianco. L'ho finito appunto a metà gennaio. Quindi io lo considero metà. E poi c'è una lettura che ho cominciato da qualche giorno e che sicuramente mi porterò dietro per i primi giorni dell'anno, ma quella non la considero. Quindi 38 libri e mezzo di fiction, c'è stata una biografia e 6 graphic novel. L'inizio dell'anno, per quanto riguarda le letture, non è che sia stato tanto entusiasmante. Probabilmente venivo da un periodo in cui ero un po' in blocco del lettore a causa appunto del petalo cremisi e il bianco, del quale vi ho parlato diffusamente, ed è stata una lettura talmente tanto bella, piacevole, cioè una lettura stupenda, che poi riuscire a trovare un libro che potesse competere con quello non è stato facile. Le letture migliori si sono concentrate nella seconda metà dell'anno, da giugno in avanti, e nell'ultimo periodo c'è stata un'infilata di libri bellissimi che veramente sceglierne alcuni di cui parlarvi è stato veramente difficile. Il libro più bello non ce l'ho qui con me perché l'avevo preso in prestito in biblioteca e mi sentirei di dirvi e di nominarvi come libro più bello Figlie sagge di Angela Carter. Figlie sagge di Angela Carter è stato rieditato per Fazi sul finire della primavera, copertina bellissima. Io ne ho letto una vecchia edizione in biblioteca. E vi dico, per me è stato il libro più bello dell'anno, innanzitutto perché mi ha dato la possibilità di conoscere meglio questa autrice, che secondo me è l'autrice rivelazione dell'anno. In secondo luogo perché contiene delle ambientazioni bellissime, personaggi bellissimi, le due protagoniste gemelle, Soubrette, dive nella vita, sono due personaggi indimenticabili e poi è bellissimo il fatto che questo romanzo sia tutto giocato sull'associazione, sul rimando a Shakespeare, sia appunto come ambientazioni, come ambientazioni, come situazioni, ma anche come proprio struttura narrativa del romanzo, senza dimenticare che le protagoniste sono figlie del più grande attore shakespeariano vivente in quel periodo. Libro più brutto, anche se in questa mia classifica io vorrei parlare proprio pochissimo dei libri brutti e delle letture che non mi sono piaciute. Allora, libro più brutto ce ne sono due che se la giocano e sono Il caso Jane Eyre di Jasper Ford e The Danish Girl. Danish Girl letto in ebook è stata una delusione colossale, soprattutto perché è stato veramente un libro noioso. Non so nemmeno io come ho fatto a finirlo, ma veramente non c'era l'impulso di girare la pagina, fare questo gesto col dito nel reader. Noiosissimo. E allo stesso modo non mi è piaciuto nemmeno il film con Eddie Redmayne, l'ho trovato glaciale, l'ho trovato tutto tecnica e pochi sentimenti, quindi no, assolutamente no The Danish Girl. Il caso Jane Eyre è stato un libro vorrei ma non posso, nel senso che promette ma non mantiene, cioè vorrebbe essere un libro che si ispira alla letteratura ma così non è, e poi il titolo è fuorviante perché si parla di Jane Eyre, mentre invece Jane Eyre appare solo sul finale
E poi questa atmosfera, io ve ne avevo già parlato, di tutti i libri di cui vi parlo, vi linko sotto in descrizione anche i video in cui io ne ho parlato di più. Il caso Jane Eyre, ha questa atmosfera, hard-boiled che io personalmente non sopporto. Quindi non continuerò assolutamente la serie, credo che non leggerò più niente di Jasper Ford. Adesso a parlare del libro che più mi ha colpito, lasciandomi senza parole, e sicuramente è La strada di Cormac McCarthy. E allora, questo libro, cioè, ancora fatico a parlarvene, non trovo ancora le parole per descriverlo, nonostante siano passati diversi mesi dalla sua lettura, ma mi ha talmente colpito, perché l'atmosfera apocalittica di cui si parla è talmente reale, toccante, e gli stessi personaggi sono così reali che io sono veramente rimasta senza parole, perché mi ha dato quasi l'impressione che ciò di cui racconta stia per succedere domani, e quindi mi ha messo veramente un'angoscia assoluta. Il miglior classico che ho letto quest'anno, perché è stato anche un anno di grandi letture di classici. Ne ho letti diversi, molti più di quelli che io leggo solitamente, e quello che mi va di ricordare, di cui mi piace parlarvi in questo momento, è Shirley di Charlotte Bronte. Sicuramente non una lettura facilissima, perché è un libro molto corposo, che richiede molta attenzione da parte del lettore, ma le protagoniste sono assolutamente indimenticabili, Shirley e come si chiama? Caroline, mi sembra, non voglio, vabbè, mi sembra che sia Caroline, sono due protagoniste assolute, due indimenticabili assolute. È difficile poi, perché la Shirley del titolo arriva quasi a metà del romanzo, però fotografa una Inghilterra rurale in un periodo storico molto particolare, e mi è piaciuto moltissimo conoscere un altro tassello dell'anima di Charlotte Bronte in questo romanzo, senza contare che alcune descrizioni qui contenute sono veramente indimenticabili, la descrizione del paesaggio innevato e ghiacciato, io ancora non posso dimenticarla. Libro rivelazione dell'anno era un libro che aspettava di essere letto da tantissimo tempo, era lì, stazionava in libreria da moltissimo tempo, ed è Il Circo della Notte di Erin Morgenstern, tutte le volte devo riguardare il nome di quest'autrice perché non me lo ricordo o temo di dirlo male. Il Circo della Notte ha un'atmosfera onirica, sognante, fantasiosa, che ti risucchia nelle sue pagine, ti sembra di essere tu stesso parte di quel meraviglioso circo che descrive. Senza contare che racconta della storia d'amore a distanza tra Silvia e Marco, che sono i due maghi protagonisti del romanzo, in un modo veramente indimenticabile. Io vorrei tantissimo che di questo libro ne facessero una versione cinematografica. Io spero con tutto il cuore che prima o poi qualcuno ne scriva una sceneggiatura ed esca un film adesso ispirato. Il libro invece che purtroppo è rimasto sul comodino, e devo dire che ce ne sono molti che sono rimasti lì ad aspettarmi senza che io li leggessi, perché io, come sapete, io non sono brava con le TBR, quindi inizio bene, i miei buoni propositi arrivano fino a aprile-maggio. Poi dopo l'estate, tutti i buoni propositi vanno a farsi benedire, tutti i libri che volevo leggere restano lì. Comunque dicevo, il libro che è rimasto sul comodino è Trilogia della Città di Cappa di Agota Christoph, che devo leggere da un secolo. Ne ho sempre sentito parlare molto molto bene, come un libro inquietante, sorprendente, insomma, io non vedo l'ora di leggerlo, ma quest'anno, no, non è stato l'anno giusto per questo libro. Miglior non-fiction, non ce l'ho qui con me, è la biografia di Emily Dickinson, di cui vi ho parlato recentemente sul canale, e che mo in molti di voi mi hanno mostrato di apprezzare. È un libro di difficilissima reperibilità ed è stata non solo l'unica, vabbè, è stata l'unica biografia che ho letto quest'anno, l'unico libro di non-fiction, ma
la lettura veramente strepitosa, perché quella biografia si legge come un romanzo familiare e restituisce un'immagine reale, sfrondata dalle leggende di Emily Dickinson, che è veramente indimenticabile. Best moment delle mie letture, momento più bello delle letture, è quello contenuto in 22.11.63 di Stephen King, quando i due protagonisti, George, Emerson e Sandy, ballano il Lindy Hop. Io mi sono innamorata di quei protagonisti e del loro ballo. Lo sto dicendo in tutti i video che giro, che presto vi parlerò di 22.11.63 e non l'ho ancora fatto. Però se volete io vi linko sotto in descrizione i numerosi post che io ho scritto a proposito di questo romanzo, perché mi ha ispirato veramente tantissimo. Non solo appunto diverse riflessioni sulla scrittura e sull'essere scrittore di Stephen King, che secondo me con questo romanzo ha raggiunto il suo picco, il suo capolavoro, ma anche ci sono anche tantissime suggestioni alla musica. A questo proposito ho creato addirittura una playlist Spotify con tutte le musiche che Stephen King cita nel romanzo, ve la linko sotto. Ci sono tantissimi riferimenti al mestiere di scrittore, alla televisione degli anni 60 americana, a altri libri che probabilmente hanno ispirato Stephen King e sono tra le sue letture e che probabilmente prima o poi nella mia carriera di lettrice, prima o poi spero di leggere, veramente. Ma il momento in cui George e Sandy ballano il Lindy Hop, io penso che sia il più bel momento, che io voglio ricordare di quest'anno di letture. Miglior coppia dell'anno è sicuramente quella formata da Ross Poldark ed Emelza. Ross Poldark di Winston Graham è un libro che ho terminato di leggere proprio l'altro giorno. È una lettura rivelazione, e vi voglio parlare appunto di questo libro inserendolo come nella Best Couple, perché io sto provando mi escono parole da quindicenne come ship, che io non uso mai, ma io proprio provo una forte ship, diciamo, per questi due protagonisti, per questi due personaggi, cosa che si riflette poi anche mentre io guardo la serie televisiva. Sono circa a metà della serie televisiva. È stata veramente una storia rivelazione questa di Ross Poldark. Ross Poldark, se voi non lo sapete, ve ne parlerò poi più diffusamente più avanti, è il primo libro della saga dei Poldark, che racconta appunto le vicende di questa famiglia. Sono 12 libri che l'autore ha scritto dal 1945 fino al 2000, e ogni romanzo parla di un protagonista di questa di un personaggio di questa famiglia. Le vicende del primo libro si concentrano appunto su questo Ross, che torna dalla guerra d'indipendenza americana, torna nella sua Cornovaglia e deve risistemare un po' le sorti, non solo della sua vita, ma ritirare le fila della sua vita, ma anche della sua tenuta Nampara, che è in rovina. Allora, questo libro è bellissimo perché è una commissione di tantissime cose. Sembra un classico, ma non lo è. È una saga familiare, quindi tutti noi amiamo le saghe familiari, e risveglia anche risveglia la mia parte più romantica in me, che proprio io non sono assolutamente romantica, e addirittura ho una sezione della mia TBR, del quadernino dove io scrivo i libri che vorrei leggere, intitolata libri per chi non è romano. Miglior libro di un autore italiano. Finalmente io quest'anno sono riuscita a trovare autori italiani che mi hanno veramente colpito, a partire da Anna Pignatelli con Ruggine, passando da Marcello Fois con Stirpe, ma il libro di cui vi voglio parlare è L'estate del cane bambino di Mauro Pistacchio e Laura Toffanello, che ho letto anche questo molto di recente, e ve ne voglio parlare come migliore libro italiano perché secondo me qui in questo romanzo c'è una fotografia dell'infanzia e preadolescenza bellissima, indimenticabile, e allo stesso tempo c'è la seconda parte molto crudele e molto dura, e rende proprio benissimo il passaggio all'età adulta che tutti noi alla fine dobbiamo fare quando crescendo, e c'è un momento appunto nella vita in cui noi capiamo che non siamo più bambini, ma siamo entrati nella maturità con tutto quello che ciò comporta.
Regina delle sfighe di Oscar Goes to Tess dei Dabberville. Tess dei Dabberville è sicuramente l'eroina più sfigata di cui abbia letto quest'anno. È un romanzo di Thomas Hardy, stupendo, bellissimo, sicuramente non un romanzo allegro. Quindi io vi consiglierei di leggerlo quando vi sentite abbastanza felice su di morale, perché io l'ho letto in un periodo in cui anche io non mi sentivo al meglio e non vi dico che cosa ne è uscito, cioè io ero praticamente in depressione, un po' per quello che stavo vivendo, un po' per quello che leggevo di Tess, è stata veramente dura, ma è comunque un romanzo bellissimo e come sapete io vi parlo sempre benissimo di Thomas Hardy perché secondo me è uno dei più grandi novellieri inglesi, novellieri. Romanzieri inglesi del Novecento, e secondo me Thomas Hardy è uno dei più grandi romanzieri inglesi di fine Ottocento. L'ultima categoria è la miglior graphic novel perché io quest'anno ho fatto il mio ingresso nel settore delle graphic novel, leggendo graphic novel. Sì. Ho cominciato molto tardi, ho letto 6 graphic novel, alcune bellissime, e quella di cui vi voglio parlare è V per Vendetta, perché io alla mia veneranda età finalmente ho avuto la fortuna di scoprire Alan Moore. V per Vendetta è stata una lettura bellissima, che ho amato moltissimo, ho amato i disegni, ho amato lo stile appunto del disegno in bianco e nero che faceva uscire i visi dei protagonisti come se uscissero dalle ombre. Di V per Vendetta io conosco benissimo il film e lo apprezzo da sempre, il film con Natalie Portman e Hugo Weaving di qualche anno fa. Leggere finalmente anche la graphic novel mi ha aperto un po' la prospettiva su questa storia. È una storia che parla di distopia e ha suggestioni che vanno da George Orwell fino ad arrivare a certe canzoni di David Bowie. Veramente una storia stupenda, molto dura, molto dura, quasi alcune scene sono abbastanza forti. Sicuramente. Spero di leggere qualcosa di altro di Alan Moore, non so, Watchmen. Avevo adocchiato in biblioteca Fromelles, ma poi quando sono andata a restituire V per Vendetta avrei voluto prendere Fromelles, ma non c'era più, quindi lo leggerò più avanti, appena riesco a tornare nella biblioteca dove appunto avevo preso V per Vendetta. Queste sono state le migliori letture del 2016. A me piacerebbe tantissimo sapere le vostre. Ancora non ho buoni propositi per il 2017, se non leggere almeno tanti libri quanti ho letto quest'anno, quanti ne ho letti quest'anno, so che probabilmente sarà molto difficile. Vorrei leggere vorrei dedicarmi un pochino di più a autori italiani sempre e a letture gotiche, perché quest'anno assolutamente non ne ho fatta nemmeno una e la letteratura gotica e creepy mi manca moltissimo. Questi sono gli unici propositi che ho per il 2017. Niente, con questo io vi saluto, vi do l'appuntamento ad un prossimo video. Ciao!